Ciao ragazzi, oggi siamo sotto Castagnè tra Marcellise e Mezzane. Per chi frequenta la zona riconoscerà la strada. Questa è quella appunto che sale da Marcellise, da dove c'è la cantina Sant'Antonio, e va verso la Croce di Legno a incrociare la strada che sale verso Castagnè. La settimana scorsa ho fatto una variante della Valfredda che inizia proprio qui. C'è l'entrata in questo punto. L'ho pubblicato sui social e alcuni erano interessati, mi hanno chiesto da dove si prendeva perché appunto non riconoscevano la traccia. E allora oggi facciamo questo video. È una variante con degli altri ripidi che vanno a intersecare il percorso, quello diciamo classico, originale. E secondo me appunto è un ottimo allenamento per provare ad affrontare i ripidi, perché comunque la GoPro spiana sempre, però la pendenza è sempre abbastanza pronunciata in questo tratto. Dai, andiamo però all'insieme. Questa è l'entrata. In descrizione vi lascio anche il collegamento al sito con la traccia originale e anche il video. Entriamo nel bosco. Invece di andare dritti, giriamo subito qui a sinistra tra gli alberi e ci infiliamo in questo sentierino qui. La traccia andava giù lì sotto a destra, noi restiamo qui alti e dopo questo materasso possiamo girare qui a destra. Come vedete, ci sono delle balze e noi andiamo a infilarci da qui e incomincia proprio una picchiata a incrociare il sentiero originale che scende giù alla nostra destra. Così, dritti, qua c'è un bel gradone, anche se non sembra, ed ecco, esatto, e qui siamo sulla traccia originale che scende da lì. Siamo arrivati qua da destra e volendo c'è un'altra variantina qui, perché il sentiero andrebbe giù qui a sinistra, cioè si risale qui e dopo si prende largo. Volendo adesso si può andare anche giù qui dritti arrivando, perché una volta il dente era più pronunciato, però adesso con l'acqua che scava e magari anche il passaggio delle moto si riesce a fare, cioè proprio il dente che c'era qui si è smussato e quindi si arriva da lì, si va dritto, si accompagna giù, si sta attenti a quel sasso lì e dopo ci ricolleghiamo sul fondo del vaio Valfredda che scende giù dall'altra parte. Ed eccoci sul fondo del vaio e adesso proseguiamo in giù. Bene, questa era la variante della Valfredda. Ciao!